parliamo di come si racconta oggi la politica, come è cambiato il modo di raccontare la politica in Italia. La semplificazione in politica nella Seconda Repubblica ha significato cercare di sfrondare dalla pletora di partiti che c'erano arrivati a 40-42, fino ad arrivare a due schieramenti. Raccontare due schieramenti rispetto alla Prima Repubblica, per esempio quando c'era il proporzionale, ha significato modificare radicalmente l'atteggiamento dei giornalisti. Ci siamo dovuti inventare una realtà ufficiale e una più nascosta, spesso raccontata sotto forma di retroscena. Cioè l'arrivo della televisione e più ancora l'arrivo adesso della rete, per esempio con i tweet, che sono tre parole, cinque parole, cioè quindi la necessità di un linguaggio ultra semplificato. Abbiamo avuto una dissociazione tra le forze politiche e i leader, per cui abbiamo dovuto raccontare molto più spesso il modo con cui i leader comunicavano rispetto alla dimensione di partito, fin tanto che poi la dimensione del leader ha assorbito completamente quella di partito. La necessità di semplificare per rendere il linguaggio politico sempre più comprensibile ha avuto un grandissimo merito di, diciamo, sfrondare la comunicazione politica da tutti quegli orpelli, il politichese, insomma, per cui il modo di dire le cose per non dirle. Certamente è stato molto più diretto, altrettanto certamente ha fatto sì che si perdesse una dimensione di approfondimento che non è facile adesso recuperare. L'America è una terra che conosce molto bene, sempre per il Messaggero è stato più volte inviato negli Stati Uniti. Che cosa significa raccontare invece la politica di quel paese rispetto a raccontare la politica italiana? La differenza con la quale si racconta la realtà e la politica tra l'Italia e gli Stati Uniti è abissale. La politica in America è sempre più un elemento di tipo lobbistico. Cioè, più la società si complessizza e più si stratifica e più i gruppi che rappresentano i vari interessi si organizzano, si coalizzano, si scontrano, interferiscono, condizionano. Da noi non è ancora così. Ecco, nel momento in cui noi riusciremo a rendere più trasparente il modo con il quale i vari gruppi di pressione, democraticamente, legittimamente, operano nella società, intervengono, influiscono, condizionano, nel momento in cui non riusciremo come cronisti noi a raccontarlo ai cittadini, a capirlo, beh, noi avremo fatto un passo in avanti molto significativo che ci avvicinerà al modo con il quale si racconta e si vive la politica americana. Non esistono ricette per diventare giornalista, però se esistessero, quali sono secondo lei i tre ingredienti che un giovane deve possedere o acquisire per fare oggi questo mestiere? Prima è la curiosità. Non bisogna mai fermarsi alla superficie delle cose. Bisogna sempre provare a farsi delle domande. La seconda cosa è l'umiltà, la capacità di sapersi rimettere in discussione. Non è che quando tu hai fatto bene un articolo questo ti assolve dalla necessità il giorno dopo di rifare la stessa cosa con lo stesso spirito. Il terzo elemento, non bisogna mai trascurare lo studio. Quando ho cominciato a fare giornalista e occuparmi di politica, mi spedirono in Parlamento e io la prima cosa che dovetti fare era praticamente imparare il regolamento della Camera, perché sennò non riuscivo proprio a capire come funzionava. Ecco, vedo che questo per esempio insomma viene considerato quasi un di più. Ecco, se posso dire, vorrei dire che non è studio, un di più. Studio, sì, quello è fondamentale.